Ragazzi, come sempre, prima di iniziare il video, passate sul mio Instagram, zv.jackson, o comunque ci sarà il link in descrizione per partecipare al contest per vincere Supreme. Ci saranno scritti tutti i passaggi, è una cosa veramente facilissima da fare, partecipate il più possibile. Direi di non perdere altro tempo e di partire con la Premier League. Come potete vedere ci sono 5 commenti e andiamo a leggerli tutti insieme. Allora, Gengar29 ci scrive: la leggenda narra che se tira una bestemmia a De Gea 91, lui la para e la manda in calcio d'angolo. Perché sì, questa è stata più o meno la reazione di tutti a De Gea 91. Mi ricordo che io rimasi veramente scioccato nel vedere quanto cavolo fosse forte. E insomma, anche voi, comunque, community di FIFA Italia, che posso dire che veramente questi video delle reaction sono andati benissimo. Mi avete fatto veramente felicissimo. Mi avete dato un feed che io non mi sarei neanche aspettato. E vi ringrazio di cuore, ragazzi. Comunque, questo qua diciamo che è stata la reaction più o meno di tutti su De Gea 91. Matteo Cataldo ci scrive: quanto giro di coca c'è nella sede della EA Sports? Penso che sia stato riferito comunque a Pogba, a Morata e ai vari scandali che ho riscontrato anche negli altri giocatori, appunto visti negli upgrades della Premier League. Frank Ciccio scrive: a me ha rotto il cazzo sto gioco, passo a PES. In tanti me l'avete scritto, eh? In tanti avete scritto che FIFA sta perdendo colpi, PES lo state rivalutando. Tra l'altro ho iniziato a portare PES sul canale e in tanti mi hanno scritto che dopo i miei video hanno comprato PES. E ragazzi, io non so, cioè io gioco sempre a FIFA come sapete, però vi devo dire che PES per alcune cose è meglio di FIFA. Non ovviamente il game e tutto, però alcune cose ce le ha migliori. Vabbè, Joel Della Porta scrive: basta, l'EA non è più come una volta, Pogba non meritava alcun miglioramento. L'EA si vuol fare solo soldi, è una cosa incredibile, aspetto che facciano l'upgrade di altri campionati. Grande ZV, grazie Joele. E appunto, come vi avevo detto, diciamo che la reazione è stata più o meno questa, cioè che i giocatori della Premier League sono stati upgradati in maniera veramente quasi disonesta, voglio permettermi di dire, perché appunto sono i giocatori che fanno vendere di più. I giocatori della Premier, come si sa, sono tutti boostati e niente. E poi Anselmo Bazzani ci scrive: non, anzi, ne sai un cazzo di calcio. Caro Anselmo Bazzani, ho sempre detto che queste sono opinioni personali, rispetto la tua idea sulle mie idee e va bene così. Passiamo adesso a vedere i commenti sotto il video degli upgrades della Serie A. Ok, Carlo Rossi: vedremo l'upgrade di Allison. Cheat, e cheat si mette a ridere. E ho lasciato anche il cuoricino perché quando l'ho visto, sì, mi sono messo a ridere anche io. E praticamente questa frase è riferita alla mia frase iniziale quando faccio: ok, non mi ricordo se fosse Perin o Consigli, vabbè. Comunque, avevo visto l'upgrade di un portiere, Perin o Consigli, e avevo detto: secondo me è esagerato, però vedremo, cioè, vedremo appunto per compararlo con Alisson. E poi Alisson non è stato upgradato. Dart Ciccio Player scrive: Quagliarella ha fatto 17 gol in 26 partite, Martial ne ha fatti 9. La differenza? Martial gioca in Premier. Per Quagliarella mi sono arrabbiato veramente tantissimo anche io, e questo commento l'ho voluto inserire proprio per questo motivo. Leonardo Del Col: tua madre. Dybala è forte e se lo merita. PS, sei una sega a giocare a calcio, ZV. Dislike in arrivo. Ok. Prima di fare questo video io avevo proprio detto che sono tifoso juventino, però avrei cercato di essere comunque il più obiettivo possibile. Evidentemente Leonardo Del Col sarà un bambino che non ha neanche guardato il video all'inizio e mi ha voluto insultare perché io avevo detto che Dybala era esagerato. Caro Leonardo Del Col, penso che ti bloccherò. Lorena Zanardini: Cutrone 71? Niente upgrade per Quagliarella e Alisson? Dybala da Juventino si merita 87-88. Insigne è troppo alto, 86 è giusto anche in confronto ad altri giocatori. L'Atalanta non esiste? C'erano un botto di giocatori da upgradare. Suso si meritava stratanto l'upgrade e anche Calabria. Bernardeschi era da upgradare. Perin, Consigli, Douglas Costa e Cuadrado fanno ridere. E poi ragazzi, lascia partire l'hashtag EA Scandalosa. Quindi per chi volesse seguire l'hashtag di Lorena Zanardini, tutti con hashtag EA Scandalosa. Beh, ha detto tutto lei, o barra lui. Non so cosa dire. Passiamo velocissimamente adesso ai commenti sotto il video della Ligan. Luca Mantese: ZV, secondo me Neymar l'hanno tenuto 92 perché Messi è 93 e anche Messi si meriterebbe l'upgrade che non avverrà mai per un semplice motivo, che Ronaldo è il testimone di FIFA ed è 94, perciò hanno preferito lasciare i primi tre così com'erano. Un pochino di grammatica,
potevamo migliorarla, però ti ho lasciato anche il cuore perché secondo me è proprio questo il ragionamento che la EA Sports ha fatto. Dennis ci scrive: Thauvin più uno non si può vedere. Un centrocampista che sta trascinando il Marsiglia con 15 gol e 10 assist. Secondo me almeno un più 2 è carta oro raro. Eh sì, ragazzi, io veramente. Boh, non ho seguito tantissimo la Ligue 1, però mi sembra di averlo anche detto che Thauvin si meritava un più 2. Hardock ci scrive: Ma Falcao? Esatto, ma Falcao? Falcao non l'hanno inserito negli upgrades della Ligue 1. E boh, proprio lui veramente mi è rimasto qua. Dovevano upgradarlo. Michele Corvino invece scrive: Sono d'accordissimo su tutto, ZV, tranne per Malcolm. È da inizio stagione che seguo questo ragazzo e ti devo dire che è un fenomeno. Ok, che gioca in Francia e le difese fanno cagare, ma ha davvero talento da vendere. A mio parere, meritava anche l'83. Malcolm, ragazzi, ve l'ho detto appunto anche nel video che ha avuto un bel upgrade. E ci può stare, però, appunto, ha avuto un upgrade abbastanza esagerato. Però, ovviamente, ognuno ha le sue opinioni. Andiamo adesso al video fatto qualche giorno fa sulla Bundesliga. Allora, Matrix Game di W scrive: Lewandowski lo upgraderanno su FIFA 19. Tra parentesi, di solito è così per gli overall alti, a parte per i bastardi della Premier. Come potete vedere, ormai c'è un razzismo generale per i giocatori della Premier League, perché comunque c'è anti-sgamo dagli sports, aumenta soltanto quelli della Premier, e niente. Carlo Alberto Albini ci scrive: Goretzka è ufficiale al Bayern Monaco a 0. E io, ragazzi, sì, qua l'ho voluto inserire perché ho sbagliato appunto nello scorso video, comunque negli upgrades della Bundesliga, avevo detto che Goretzka sarà tipo il giocatore sulla bocca di tutti sul calciomercato estivo, non ricordandomi, perché lo sapevo, però no, appunto non mi era venuto da dire in quel momento che sarebbe passato al Bayern Monaco, quindi ho fatto questa gaffe. Ared Naib, scusa se non so pronunciare il tuo nome, Kimmich ha fatto così: CC, CDC, DC, TD, l'avevi azzeccato. XTycon81 scrive: Più uno Jarstein e ad Allison niente? Bah, ho fatto anche la tua stessa reazione. Direi di finire con il video più recente, ossia quello degli upgrades adesso alla La Liga, comunque la Liga Spagnola, Liga BBVA, come cavolo vorreste chiamarla. Music Gamer Pro scrive: Ma come si fa a non aumentare Messi? Ma non è giusto che chi è sulla copertina di FIFA deve essere il più forte. E poi cosa ha fatto Cristiano Ronaldo in più di Messi questa stagione? Io lascio il cuoricino proprio perché sono anche della tua stessa opinione e secondo me Messi e Cristiano Ronaldo dovevano essere pari. Ok, non vuoi downgradare Cristiano Ronaldo, ma upgrade di Messi meritato, ci stava, dai. Cornetto, quello di Ciccio, già dal nome, How to Triggered ZV. Oro non raro, sì, gli ho lasciato il cuore perché anche qua mi ha fatto morire da ridere, perché ragazzi, ogni carta che vedevo 81 era oro non raro, invece veramente l'incazzatura mi saliva fino alla testa, perché come fai a fare una carta 81 oro non raro? Falla rara, no? Michael Cano scrive: Ma sei in carriera con gli aggiornamenti messi a 94 da me? Sì, ragazzi, perché in carriera gli overall sono stati upgradati. Però in Ultimate Team no, in Ultimate Team no, la carriera non fa fare soldi, l'Ultimate Team sì, pensate a questo. Samuele Caccomo scrive: Casemiro ci sta tutto, uguale Sergi Roberto. Jordi Alba gli avrei dato anche 88, mio parere, e quindi va bene. Saul non l'avrei upgradato. Paulinho anche 84. Kondogbia se lo merita. Felipe Luis anche. Ter Stegen se lo merita tutto. Messi se lo meritava tutto. E Ronaldo non sta facendo niente. Quindi almeno tutti e due 94. O almeno tutti e due 93. Per me sarebbe stato giusto 93 e Messi 94. Se continua così anche 95. So che è esagerato, però questo è il mio parere. E infatti, ragazzo, te l'ho voluto inserire lo stesso, caro Samuele Caccamo. È il tuo parere. Io magari non sono del tutto d'accordo, però è il tuo parere, quindi, ragazzi, non si può dire nulla. Finisce qua il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora nuovamente per questo. Cioè, mi avete dato un supporto della Madonna. Proprio bacetti a tutti, ragazzi. E niente. Spero che mi seguiate su Instagram. Vi ricordo link in descrizione. Comunque, basterà cercare ZV Jackson. Ci mettete 3 secondi, ragazzi. Quindi fate questa roba per me. E intanto, voi tutto. Ci vediamo con una partita epica, penso, tra poco. Quindi non mancate.